Prova, prova, eccoci, adesso ci siamo. Immaginavo, ok. Tanto qui se non si comincia con qualche problema. Adventure Gliz è dei nostri. Ciao, grazie per esserti iscritto. Grazie per il follow. Eccoci qua, adesso ci si sente, ci si vede, come stiamo bene. Siamo proprio... ah, che bello. Adesso che funziona tutto, attacco lo schermo. E vediamo un po' chi si corregge oggi. Tu, ok. Intanto salutiamo ok Miriam. Salutiamo Semitono 29, salutiamo Adventure Glitz, salutiamo Tania, salutiamo Camp, salutiamo Jevu, salutiamo Gaia, salutiamo tutti. Salutiamo tutti. Un saluto a tutti quanti, alle Zoe, ciao. Eccoci qua, TK Crescent Moon, che live è senza TK Crescent Moon? Ciao, ciao, ciao. Allora, cominciamo a fare un po' di correzioni, parliamo di correzioni. Allora, se non sbaglio, Miriam aveva mandato una pagina, giusto? Allora, Adventure Glitz dice, io sono l'uva, perfetto, vai, allora cominciamo da Adventure Glitz. Adlorus, se non sei in live non ti posso correggere perché visto che tanto faccio domande, interagisco, però ho un'altra persona, ne ho uno in conto, quindi... metterò qualcuno dalla coda. Quindi cominciamo dall'uva, poi Adlorus se ritorni in tempo, bene. Quindi allora partiamo qui. Allur. Qui abbiamo un personaggio che è interessante perché ha quattro braccia e l'ho scelto in parte proprio per quello, perché è interessante vedere l'anatomia delle quattro braccia. Ci sono più o meno due correnti di pensiero sul mettere quattro braccia a un personaggio, cioè... Ci sono due maniere principali. O le braccia numero 2 vanno qua sopra, oppure vanno qua sotto. Generalmente, appunto, si sceglie una di queste due. E vedo che in questo caso, tra l'altro, siccome sono... Ah no, aspetta, sono addirittura 6. Essendo addirittura 6, quindi abbiamo proprio tutte e due le modalità insieme. Quindi, normalmente, diciamo, se le braccia che avesse fossero un numero normale... queste credo che sarebbero le braccia, questa e questa, credo che sarebbero le braccia centrali, le braccia normali. Ok, quindi intanto cominciamo a vedere l'anatomia sotto questo punto di vista, prima di vedere se il design mostruoso funziona. Dobbiamo vedere se la base è solida. Ok, allora per esempio già qui sulle gambe comincio a vedere un po' di movimenti strani. Perché se avessimo un torso, ora probabilmente il torso è leggermente allungato, però comunque anche con un torso abbastanza lungo
mi rimane un po' strano questo personaggio. Qui abbiamo, cioè, se questa gamba la tiriamo in qua e questa coscia la tiriamo in qua, il polpaccio non si attacca con la coscia. Quindi innanzitutto attacchiamo bene la coscia e il polpaccetto. E anche qui questo movimento qui lo possiamo tirare un po' più così. Ok. Per il bacino invece darei un giro del genere al pantalone perché altrimenti non si, cioè ci distrae la figura e non ci dà delle informazioni in più, almeno così ci dà un'informazione, cioè che noi stiamo vedendo dall'alto. Scusate, eh. Volevo fare, ecco, questa cosa qui, che il nostro orizzonte è qui da qualche parte. Quindi che non lo stiamo vedendo dal basso, ma che lo stiamo vedendo più o meno dall'alto o a livello degli occhi. Mi raccomando, ragazzi, quando fate qualcosa, ricordatevi sempre appunto di questi cerchi, ricordatevi sempre di queste rotondità. Aggiungete informazioni sulla prospettiva di un personaggio semplicemente usando queste forme qui. Ciao Auri, ciao anche a Dark Angel. Puoi vedere tutto nel post che abbiamo fatto su Instagram, ci sono lì tutte le regole e come funziona, ma in breve sono correzioni di disegni che ci vengono mandati su Instagram. Ok, allora, quindi poi qui abbiamo il collo, vediamo bene anche il centro del corpo. Perché se abbiamo il bacino che gira in questa direzione, allora il centro del corpo è qui e quindi avremo il muscolo, avremo qui il pettorale e qui l'ombelico. Ok, adesso che abbiamo fatto un po', di anatomia basic, vediamo un po' l'anatomia proprio effettiva di queste braccia in più. Allora, qui si incastra abbastanza bene. Si incastra abbastanza bene. E anche questo funziona. Questo braccio qui però, cioè, sembra che abbia due braccia così e un braccio così. Sembra che abbia un braccio proprio che gli spunta così dalla schiena, che non è bellissimo. Quindi come facciamo a far vedere questa cosa qui? Allora, quest'altro braccio è una forma molto semplice. Aletsumi è dei nostri, ciao Aletsumi! Allora, per esempio, queste braccia qui, queste qui e questo qui, queste braccia qui non funzionano benissimo, potrebbero essere fatte meglio. Per usare appunto questo tipo di struttura qui, andiamo magari a fare. Cioè, dobbiamo contare il fatto che abbiamo un altro braccio qua sopra. Chiaramente parte leggermente indietro, però è sempre là sopra. Quindi anche qui questo lo alzerei, anche se copre un pochino il personaggio, ma altrimenti non ci torna. Questo è rimasto molto corto, quindi lo riallunghiamo. Ok. Poi questo ci siamo, ma questo braccio qui non mi torna per niente. Piuttosto,
qua giù, oppure che sta così e vediamo queste altre braccia qui. Io personalmente forse lo metterei. Cioè, lo troverei più interessante la composizione se in questa zona. Ora faccio anche qualcun altro, eh. Intanto devo ringraziare. Oddio, chi si è iscritto adesso? Chi è che si era iscritto? Sei tu, Stefano, che ti eri iscritto? Non ho fatto in tempo a vedere il. Il nome, ero troppo concentrata. Allora, dicevo, secondo me, ecco, sarebbe interessante. Cambiamo colore di nuovo. Ok, sarebbe più interessante a livello compositivo mettere questo braccio qui qua giù e questo braccio qui qua giù. Che così, vedi, ci diventa, cioè si muovono, si intrecciano, si anche un po' impicciano tra loro, ecco. Però ecco, sicuramente non qua giù perché non torna molto. Ok, quindi questi sono i miei pensieri su questo disegno. Grazie per avercelo prestato perché io in realtà sono un sacco, cioè mi piacciono un sacco queste anatomie strane, centauri, braccia in più, ciclopi, eccetera. Li trovo molto molto interessanti, quindi sono sempre contenta quando posso pasticciarci. Quindi grazie per averci prestato il tuo disegno. Salviamo tutto quanto insieme. Questo lo possiamo anche levare. Ciao Justena, grande Stefano. Allora, mi raccomando, ti aspetto anche alle prossime live, soprattutto quelle di correzioni. Botterson Sbitti, ciao, ben arrivato. Allora, grazie a Triglia. No, scusa, Trigilia. Ok, Miriam, è la banana, ok, perfetto. Banana time. Allora, ciao Sbitti. Ciao Sbitti. Sì, poi la I è molto dimenticabile come lettera. Ok, allora, Miriam, qui abbiamo una pagina. In generale la composizione della pagina non è che abbia molto da dire perché non è che ci sia molto da dire, è una composizione estremamente semplice. Vorrei rivedere un attimo i balloon di testo perché vanno a fare un po' questo movimento qui che non è stupendissimo. Secondo me potrebbero essere più interessanti, intanto se li facciamo un po' uscire anche questi. Che così ci vanno anche, cioè vanno anche a impicciare un po' meno sulla figura. Anche una cosa del genere. Per esempio, poi se qui sta dicendo qualcosa di molto importante, deve essere un momento tipo inquietoso, perché lo vedo inquietoso, io ce lo vedo anche di scrivere, di far diventare il balloon nero e di scrivere in bianco e anche magari di qui che va a scurire per fare un po' di effettazzi. Che così diventa un po' una cosa così. Ciao Lille Osama, ben arrivata. Per adesso si è persa un uomo a sei braccia. Ok, detto questo, quindi su questi balloon, che poi vedi che così ti va anche a scorrere l'occhio in maniera più morbida. Prima, avendo questo balloon più sotto rispetto a quest'altro, rischiavi che il lettore facesse così e non lo so, ma. Se deve essere così perché si legge all'italiana, allora questo dobbiamo metterlo più su.
Sicuramente. Però resta il fatto appunto di fare fettazzi e cose. Poi mi dirà Miriam in che direzione andava a letto. Fatto sta che non riesco a leggerci perché la qualità è quella che è. Okidoki. Parlando di mani. Parlando di mani. Allora, queste mani sono un po' gommosine, un po' in... è come si legge nei manga, quindi la lettura è questa, cioè è 1, 2, 3, 4 e 5, no? Perché si legge in questa direzione, quindi è così. Ok. Allora, a posto. Allora, quindi detto questo, parliamo un po' di queste manine che non mi convincono molto. Sono un po' gommosine, un po' incerte, un po'. Allora, innanzitutto queste puntine delle dita sono, non sono bellissime. Vediamo come possiamo sistemarle, come possiamo renderle più interessanti. Allora, in generale, quando abbiamo da gestire un dito, abbiamo... Ok, dobbiamo farlo, diciamo, dobbiamo pensarlo, diciamo, in terzi. Un dito di una persona normopeso o magra avrà questi due lati praticamente paralleli. Praticamente paralleli o quasi, e poi la parte che effettivamente va a assottigliarsi è la puntina quassù. Però quest'altra puntina la possiamo anche qui dividere in altri terzi, perché se facciamo una punta conica ci diventa un proiettile. Quindi dobbiamo. Alla fine, se andiamo a vedere, il primo terzo qui chiude poco, qui chiude un po' di più e qui chiude tutto, però con un movimento morbido, un movimento liscio. Se vogliamo far vedere che il personaggio ha l'unghietta, si aggiunge dopo, però diventa una forma del genere. Cioè pa e pa. Questa forma qui è importante, altrimenti se fai il dito solo così sembra solo un po' strano, sembra un po' sì, una forma appunto ad arco, con un altro arco sopra se vuoi far vedere l'unghietta. Se la forma è questa, diventa diciamo un po' tentacoloso, ecco come cosa. Ok. Quindi detto questo, poi sulle dita, devi ancora solidificare la tua conoscenza delle mani. Cioè abbiamo, per esempio, qui, se abbiamo la mano che fa questo movimento qui, non può andare così avanti, ok? Sarà un pochino più indietro perché dobbiamo contare il fatto che questa non è una parte mobile, è una parte rigida e in quanto tale quindi ci va a tirare fuori pezzi di prospettiva che qui l'avevi già cominciato a fare. Abbiamo un indice un po' perso nel nulla, senza poi in realtà grande motivo perché può tranquillamente stare così senza essere. Senza rompersi. Mi raccomando sempre l'articolazione del pollice, non è facile, però è importante.
vedi, sembrano più tentacoli che altro, perché rimangono appunto un po' ancora strane, un po' gommose. Quando vai a fare le dita, le mani, soprattutto in prospettiva, conta il fatto che la mano è un pochino a tegola, in realtà, non è dritta. Il palmo è leggermente a coppetta, è leggermente appunto a tegola, e poi ci attacchi le dita. Facendo proprio l'attacco per bene, ci fai proprio il pallino. È un po' una. Cioè, sembra un po' strano da fare, sembra un po' proprio elementare, però aiuta tanto fare il pallino. Nella stessa maniera in cui io consiglio sempre quando si fanno le spalle, soprattutto in una posizione strana, di fare il buco. Perché se ci fate il buco, poi dopo riuscite a incastrare meglio le cose. E lo stesso vale qui per le mani. Se ci fate il buco, le incastrate sicuramente meglio. E mi raccomando, il pollice è un'articolazione strana, è un'articolazione difficile, però non può cominciare troppo indietro. Conta che più o meno in tutta l'economia della mano, la nocca, questa qui del pollice, va, questa no nocca qui del pollice va più o meno a metà della mano. La tegola. Ok, quindi ecco, così già ti crea più solidità. Per esempio, vediamo questa mano, intanto la tegoliamo. Poi, siccome è vicina, quindi è quasi un primo piano, allora vedremo le dita più grandi. E vedremo anche un'inchiostrazione più forte. Quindi questa mano qui non può avere la stessa inchiostrazione delle mani laggiù dietro, perché ci va a dire, cioè, quando abbiamo qualcosa di vicino, ricordate sempre la gerarchia delle linee, quando abbiamo qualcosa di vicino sarà sempre più grande nell'inchiostrazione rispetto a quello che è più lontano. E più una cosa è lontana, più una cosa sarà sottile. Poi c'è il discorso chiaramente delle luci, delle ombre, però ricordiamo sempre la gerarchia delle linee. E queste sono delle buone cose anche proprio da contare anche durante le matite. Ok, perfetto. Che bello poter parlare delle mani. Grazie Miriam per averci prestato tutte queste manine. E spuntiamo anche questa. Ta-tan! Chi altro abbiamo? Fatevi sentire. Gevu, abbiamo il limone. Oh, Andrea si è iscritto. Grazie mille per l'iscrizione. Wow! Addirittura. Bravi bimbi che vi iscrivete. Allora, oh, ciao Gabbo, ben arrivato, ben unito al team. Allora, chi aveva detto di essere il limone?
Ok, comunque parliamo del... Ah, ecco, Gevo. Allora, Gevo, questa posa è molto molto particolare, è molto molto particolare, e per questa posa vorrei utilizzare i manichini 3D di Clip Studio Paint, perché essendo una posa con una forma estrema, rischiamo di non capire bene dove va tutto quanto. È una buona idea, quando hai una posa appunto così estrema, provare a utilizzare un manichino 3D per vedere come funziona proprio tutto quanto. Vediamo come posa, una posa simile magari, vediamo di prendere, poi dopo li spostiamo come ci pare. Sul piano di pose strane, mettiamo action. Vai, sprint, mi piace. Allora, proviamo a metterlo in una posa simile al nostro personaggio. Ok, questo va qui. Mi sa che devo cambiare un po' l'angolazione per spostare pure questo braccio. Ok. Ok, quindi più o meno abbiamo il nostro personaggio con dei cambiamenti minimi. Ok, cominciamo già a vedere un po' come funziona il discorso. Cominciamo a vedere le tre dimensioni. Cominciamo a vedere la prospettiva, chiaramente in questo caso è molto molto esagerata. Però appunto i manichini 3D possono essere utili per questo tipo di situazioni, per questo tipo di pose, perché ci aiutano appunto, vedete, a vedere quali sono le... Ok, ecco, così lo vediamo meglio. Quali sono proprio le varie sovrapposizioni. Ok, vediamo bene appunto... Per esempio, che nell'originale ora magari sì, ci avrà, però appunto nell'originale mancava proprio un pochino di prospettiva. Quindi andiamo a vedere, per esempio, qui quali sono le nostre sovrapposizioni sopra al personaggio. Questo, abbassiamo l'opacità di quest'altro, ok. Vedete, appunto, in questa maniera abbiamo già un'idea più chiara di come funziona il discorso, e non solo, possiamo anche prendere e controllare che la posa sia fisicamente possibile. Se andassi a prendere tipo questo ginocchio e spostarglielo qua giù, cioè se li mettessi tipo la gamba così, perché magari così è figo, però chiaramente non è molto possibile a livello anatomico, anche il nostro manichino ne sta un po' soffrendo. Quindi invece possiamo anche appunto vedere se effettivamente funziona o meno. Per esempio qui abbiamo la gamba che gli andava molto in dentro. Ok, vediamo per esempio il giro delle spalle, il giro dell'anca, vediamo che il piede in questa maniera qui gli si rompeva un po', quindi andiamo a sistemare questa gamba qui, abbiamo un ottimo riferimento per vedere di qua, volendo possiamo minimizzare un po' questo piede qui, però non a quei livelli lassù. E soprattutto vediamo tutte le sovrapposizioni, perché sovrapporre le varie parti in maniera corretta è assolutamente vitale per creare un bell'effetto quando si parla di prospettiva.
Anche vediamo la prospettiva del viso. Vediamo proprio come è tutto più naturale in questo modo, no? Ci rimane tutto molto più naturale. Per esempio, però, io personalmente non mi piace molto questo movimento qui della gamba. In questo caso io lo sposterei perché ci dà abbastanza fastidio e non ci aiuta neanche tanto a vedere la prospettiva. Io, per esempio, lo sposterei un po' più così. Lo sposterei un po' più così, così vediamo appunto tutta la prospettiva del corpo, non ci disturba troppo e vediamo proprio tutta la prospettiva del corpo. Poi chiaramente si possono fare degli aggiustamenti per rendere la cosa un po' più piacevole a livello di posa, però soprattutto quando si vanno a fare queste cose molto estreme, i manichini 3D sono molto comodi. Ione Seddo, ciao Ione Seddo. Per esempio, altra cosa divertente, qui abbiamo un manichino. Ok, qui abbiamo un manichino. Se vedete c'è la funzione Manga Perspective. Aspetta che vi sposto la visuale, ok, così vedete anche come spippolo qua giù. Se mettiamo Manga Perspective, ok, se mettiamo Manga Perspective, vedete come cambia la dimensione delle braccia? E quindi, soprattutto quando abbiamo a che fare, guarda lì, guarda là quanto cambia. E si può esagerare o diminuire. Vedete come va a cambiare le proporzioni? Quindi, se avete Clip Studio, sfruttate questa cosa e soprattutto sfruttate, Manga Perspective perché è molto interessante come funziona, è molto utile. No, vabbè, ma quello di dipende. Poi se vogliamo fare. Dipende poi dalla posa, da quello che vogliamo fare. Ma ora era solo per farvi vedere come funziona un manichino, non è che sto cercando di fare il disegno più bello del mondo. I nasi sono tremendi, sì. Op, sto spostando la parte sbagliata, al solito, non riesco mai a acchiappare l'affare giusto, ecco. Ok. Quindi questo era il consiglio di oggi. Sfruttate i manichini 3D. Ok, perfetto. Grazie per averci prestato il tuo disegno, grande Gevu. Comunque hai fatto veramente un ottimo lavoro. Continuate a provare a fare cose strane perché è così che si migliora. Non abbiate paura di fallire, di sbagliare, di avere dei risultati strani. Più cose strane fate, meglio è. Allora, abbiamo le ciliegie. Ciliegie ciliegiose. Allora, qui partiamo subito con una scelta di design interessante, ovvero un personaggio con due mani sinistre. Cioè, il pollice non torna. Quindi rivediamo un attimo velocemente questo pollicetto. Cioè, se
Il pollice dovrebbe stare di qua. Dan dan dan. E invece le noto subito, non mi scappano queste cose. Ok, cioè, a proposito poi del personaggio, ha una forma molto, cioè, ha una forma abbastanza neutra. Dovrebbe essere un personaggio maschile o femminile? Giusto per capire in che direzione spostarmi con le proporzioni e il design. Allora, ok, allora, perfetto, quindi per esempio qui questo asterisco che si crea con le forme del bacino cambia abbastanza da un personaggio maschile a un personaggio femminile, a meno che non ci siano, ecco, casi particolari. Fatti, diciamo, fatti apposta per dare un effetto oppure un altro, generalmente, ok, generalmente le forme maschili tendono a creare una forma a Y nel bacino, mentre invece le forme femminili tendono a creare una forma più a T. Questo per via del fatto che chiaramente i maschi hanno un pezzo in più esterno rispetto alle femmine. Quindi se il vostro personaggio è maschile, considerate appunto la Y. Se è un personaggio femminile, considerate la T. Quindi in questo caso, essendo appunto un personaggio femminile, andiamo a creare una forma del genere per l'attacco del bacino. Ionesedu, puoi mandare i disegni quando lanciamo le live, quindi seguici su Instagram. Ok, allora qui c'è un movimento che onestamente non capisco perché sembra che dovrebbe esserci tipo un... cioè sembra che il ginocchio debba essere lassù, però non mi torna. Dalla notte dei tempi il ginocchio è a metà della... è a metà della gamba, quindi mi raccomando. Ok. E poi qui non mi torna moltissimo non mi torna moltissimo questa forma qui, cioè non è molto realistica. Così ci funziona meglio. Possono essere anche scelte stilistiche, però sembra un po' rotta, ecco, non sembra immediatamente una scelta stilistica, sembra più un errorino. Chiaramente dobbiamo rendere chiaro che cosa è un errore e che cosa è una scelta stilistica. Per inviare i disegni, quando lanciamo una live, puoi mandarli sul nostro Instagram. Il nostro Instagram è sempre Luca Manga School. Quindi seguiteci su Instagram per essere corretti anche voi. Allora, poi qui abbiamo un po'. Io questa la chiamo la testa DreamWorks, cioè che hanno i personaggi che hanno tutto il viso un po' spostato in alto. In un manga, una volta fatta la palla della testa, gli occhi non sono sopra alla riga e non sono addosso alla riga, ma sono sempre sotto. Altrimenti sembra che gli manchi un pezzo alla testa, ed è quello che succede in questo caso qui, che in realtà non sembra neanche sbagliatissimo, però se vuoi avvicinarti a un'estetica un po' più manga, questa cosa qui è importante. Cioè, facendo gli occhi sopra alla riga, ti rende più europeo proprio tutto il design. Quindi portiamo gli occhi un po' più giù.
non ti cambia neanche tanto poi alla fine il resto. I capelli sono molto carini, funzionano, mi piace molto anche queste cosine qui, questi highlight qui. Però ecco, abbassando un pochino la linea degli occhi ti funziona meglio, che poi in realtà è anche così che funziona il viso a livello aureo, cioè chiaramente mettendo un cerchio sopra alla nostra testa, a metà ci sono, dalla metà in giù ci sono gli occhi. Ok. Detto questo, i capelli sono anche carini, però non escono molto. È una parte interessante del design, vorrei farla vedere di più. Semplicemente dai più interesse al disegno. Movimentando un po' i capelli. Guarda già come ha preso un mood diverso. Se no, con il capello così è un po', non lo so, ti ammoscia un po' il personaggio. Così invece ti dà l'idea, cioè già ti rende un po' più interessante la composizione. Chiaramente, se bastasse rappresentare un personaggio, li possiamo mettere tutti in T-pose. Li mettiamo tutti in T-pose e fine lì. Però chiaramente quando posiamo un personaggio vogliamo rendere la composizione interessante, vogliamo rendere un po' di movimento, un po' di naturalezza. E giocare un po' con i capelli, soprattutto quando sono lunghi, ti aiuta. Ok, molto carino anche qui il prima e il dopo. Perfetto, grazie mille allora per averci prestato il tuo disegno. Vediamo se c'è. Ci manca l'ananas e ci manca la mela. Non so disegnare i capelli lunghi, non sono assolutamente facili. Spoker 20, ananas, ok. Allora, qui abbiamo un bel monster design. Dracofisce, io ti risponderei anche se finissi la frase, però, perché sei rimasto lì a metà. Allora, qui abbiamo un monster design, abbiamo questo tizio dall'aria abbastanza antagonista. Allora, anche qui attenzione alla forma delle dita. Ti stai comportando come se le dita avessero, come se la parte di mezzo fosse la parte più piccola all'interno del dito, ma in realtà ricordiamoci sempre che le dita sono due terzi, ogni falange è due terzi della precedente, quindi questa è un po' più grande, questa è un po' più piccola e questa è un po' più piccola. Mentre invece appunto qui me l'avevi fatta molto corta, anche questa è cortina. Spostiamo un po' queste cose. Debbie Max de Ethereum, ben arrivata. Ciao. In stile manga, ma c'è una precedenza sulle cose manga, chiaramente, perché noi insegniamo manga. Però si accettano anche stili ibridi, come abbiamo visto con l'ultimo disegno. Però chiaramente verranno sempre visti in chiave mangosa. Ok, allora, qui
Abbiamo le nostre nocche e le attacchiamo per bene al personaggio, ok? E qui abbiamo un pollice che va in una direzione un po' strana, non è ben chiaro che cosa sta succedendo. Gli sposterei queste parti qui in maniera che così si veda bene che qua giù c'è il pollice e che qui c'è il polso e che qui c'è la mano, che viene una bella mano nodosa, una bella mano molto mano magnum. Ok. Anche la fiammellina potrebbe essere un po' più interessante, un po' fiammella della candela. Questo deve essere un personaggio interessante, un personaggio ci deve magari anche far incutere timore, qualcosa di un po' più spigoloso, un po' più grosso anche. Esatto, sì, era un po' fiacca. Se gli diamo qualcosa in più, ci sta di più. Personalmente, tipo, gli aggiungerei una base del genere, come se avesse tipo schioccato le dita e schioccando le dita stia creando la fiammella. Così anche lì si crea movimento. In generale avrete notato che gran parte del lavoro è creare movimento. Alla fine vediamo nel disegno, sono immagini statiche, se non gli aggiungiamo un po' di movimento noi, rimane triste. Allora, se questo è il busto, la spalla non può stare lassù, però, in realtà non ci sta male che abbia magari anche un po' di petto in più questo personaggio. Ci sta che sia un po' forte. Ok. Quindi gli andiamo a dare un po' di petto, un po' di spazio in più qui sul petto. Abbasso leggermente questi muscoli. Allora, piccola domanda, al corso biennale si studia anche lo shonen? Si studia un po' tutto, nel senso, se ci presenti storie e personaggi e tematiche shonen, chiaramente verranno giudicate in chiave shonen, assolutamente. Ok. Ok, quindi già gli stiamo dando un po' di più. In generale, quando si tratta di rendere un personaggio potente, grosso, forte, prendere un personaggio normale e mettergli un quintiliardo di bozzi e... Ora sto un po' esagerando per divertirci, ma... Prendere un personaggio normale e dargli un quintiliardo di bozze fa sembrare solo tipo quei tizi rachitici che si mettono il costume da Superman con i muscoli finti. Quando dobbiamo rendere un personaggio forte, soprattutto un personaggio maschile, allargare la cassa toracica è un modo immediato per dargli più... per dargli più forza senza neanche esagerare troppo con i muscoli. Anche qui al solito sto esagerando per spiegarci, però generalmente appunto allargare questa zona qui ci rende il personaggio più solido, ok? Quindi è quello che ho fatto qui, ho allargato in maniera da rendere il personaggio più solido, più possente. Poi dipende anche dal personaggio, non tutti i personaggi devono essere forti in quel modo. Ci sono tante maniere di essere forti. Un personaggio che, magari se è un personaggio che usa tanto la magia, magari non ha bisogno di essere particolarmente muscoloso, allora lo possiamo asciugare.
Però era per aggiungere cose. Al di là di tutto, allora, se fosse ok, funziona anche abbastanza. Il naso funziona. Gli occhi funzionano abbastanza con questa parte qui che esce, questa parte qui che rientra, ok. Non sono convintissima di questi denti, cioè mi sembrano un po' moscetti questi tre dentini qui che un po' penzolano. Forse per renderlo più spaventoso. Ci potrei mettere dei denti. Dei denti più appuntiti, più acuminati, oppure semplicemente un po' di più, perché tre dentini sono un po' tristini. Se ci riesco ne vorrei mettere 6 almeno perché. Ok, facciamo vedere magari anche bene l'attaccatura. Farli in legno tipo maschera tiki. Ok, interessante. Non esce molto fuori il legno da questo disegno qui. Mi raccomando, riguardati come funziona la texture del legno, riguardati un po' questa cosa qui. Puoi anche. Un po' anche separarli, perché così sembrano molto morbidi, molto gommosi. Se deve esserci poi una texture di legno, dovrai texturizzare diversamente proprio tutta la maschera con delle linee appoggiate ad hoc per rendere il movimento. Credo che la chat mi stia saltando dei commenti. Se non vi rispondo è per quello, perché se non esce nella chat lì non lo vedo. Ok. Molto bene. Ok, guarda come si presenta già in maniera diversa. Molto bello come personaggio, mi piace il design, è piuttosto fico. Un ottimo lavoro. Perfetto, e anche l'ananas l'abbiamo fatto. Allora, la mela ci aveva detto che probabilmente non ce la fa ad arrivare. E non c'è neanche quello che avevo messo in conto in più. Quindi, ultimi 5 minuti, facciamo una spiegazione generale. Di cosa vogliamo parlare? Ah, i rocami. Sì, però non m'ero salvata un altro e m'ero salvata un altro perché te ci mandi sempre i disegni e quindi volevo lasciare andare un po' altri, solo che appunto il tuo non me lo sono segnato. Macroambienti, stai. Sorry, Rokami, sorry. Dovevo aspettarmelo che tu ci saresti stato.
Silenzio, silenzio stampa. Proporzioni del corpo. Va bene, facciamo un po' di proporzioni light. Allora, proporzioni del corpo, che in effetti non è così scontato, perché oggi abbiamo visto un po' di proporzioni sballate. No, no, è per tutti le correzioni. Ok, allora, qui abbiamo un manichino very semplice, very, very basic. La maggior parte dell'anatomia si basa sulle varie metà. Quindi, a metà tra la testa e i piedi abbiamo il bacino, e fin qui tutto bene. Più alto, più basso, eh? Però più o meno lì a metà c'è. A metà tra l'anca e, attenzione, non l'anca e il piede, l'anca e la caviglia, questo è importante, abbiamo il ginocchio. Più o meno a metà della coscia abbiamo, è dove arrivano le mani, e di nuovo, non dalla spalla alla punta delle dita, ma dalla spalla al polso, più o meno a metà abbiamo il gomito. È tutto molto semplice quando si comincia a ragionare in varie metà. Quindi non siete sicuri sulle proporzioni, riguardatevi appunto queste metà. Dalla testa ai piedi, a metà c'è il bacino, dal bacino alla caviglia, a metà abbiamo il ginocchio, e dalla spalla al polso, a metà abbiamo il gomito. Parkgym aria dei nostri, ciao. Ciao Parkm. No, Auri, puoi mandare i tuoi disegni la prossima volta che faremo una live del genere. Hirokami, che non ci sarà per tutto agosto. No, ci mancherai, Hirokami. Ci mancherai. Allora, copiare la foto da una. Oh, Clamarix dei nostri. Copiare una posa da una foto è molto molto utile. Utilizzare le foto di riferimento è assolutamente vitale, soprattutto quando si sta imparando. Soprattutto utilizzare anche appunto foto di se stessi, perché ti aiuta a capire come funziona proprio la posa, a farla fisicamente te. Io vi consiglio di mettere il telefono o con un treppiedi o appoggiato a una sedia o da qualche parte con un video e provate la posa in diverse angolazioni, in diverse maniere, provate la posa e poi dopo potete fare una screenshot al video e avete la vostra foto di reference proprio fatta su misura. Generalmente è molto molto utile questo trucchettino perché vi aiuta tanto a vedere il corpo in 3 dimensioni. È la parte più difficile probabilmente di tutta la sfera del disegno, prendere bene le pose, perché ci sono tantissime variabili, tantissime difficoltà. Rendere la posa naturale, morbida, efficace, attiva non è assolutamente facile. Quindi non abbiate paura di utilizzare le foto come riferimento, perché anzi sono la vostra salvezza. Detto questo, adesso sono le 6, quindi il tempo a nostra disposizione è scaduto per oggi. Abbassiamo la musica. Ok. Grazie a tutti quanti per aver partecipato. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato. Al solito potete trovare tutti i nostri consigli anche sul canale YouTube. Ci sono le registrazioni delle live, ci sono le
Ci sono le registrazioni dei camp con i workshop, quindi andate a fare un giretto anche sul nostro canale YouTube. Se non sapete cosa fare quest'estate, prendetevi un po' di workshop e fate esercizio con noi. Detto questo, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima live. Intanto il prossimo appuntamento è sempre giovedì con Robot Madness. Ciao!